Nell'episodio precedente della Super League Cup, chi vincerà questo torneo si porterà a casa un montepremi di ben 5.000 euro. E se vi fidate, questo è il risultato. Bravo! Oggi non sei convocato? No, sto in tenuta da mister quasi, sarò il secondo mister insieme ad Antonio in panchina. Ah. Però c'è una novità. Indovinate chi, che mister sarà? Non ho capito. Ragazzi, c'è una novità importante. Ah, intanto Mirko che... Io sono una novità, cioè. Sì, Mirko è convocato e Gianni no. Ah, sorpresa. Quindi già è una cosa. Però abbiamo, vieni qua Enzo. C'è un problema, c'è stato un problema ragazzi. Conoscete il Bungala? In Got League Guaiu ha fatto un figurone assurdo. Lui è napoletano, per chi non lo sapesse. Guarda qua, va, cala, vai con la testa. Guarda, però a me si tipo sono nato. Spero quello, dai. Purtroppo oggi Enzo si è avuto un tipo cacchevuto, fra dire. Piccolo risentimento. Qui. Non dico altro, è lì. Ok. E visto ragazzi che domani per voi, che è martedì, domani abbiamo la YouTuber League alle 4, vi aspettiamo al Paratina, mi raccomando. Ma io, fratello, devi sostituire al meglio oggi perché abbiamo degli avversari forti. Però so che gli manca la divisa. Sì, purtroppo sì. Vabbè, oh già. Attenzione! Attenzione! Superalla 5, non per sponsor. Da notare lo Zenetto. No sponsor, no sponsor. Sei il passaggio del testimone. Questo è il passaggio del testimone. Azz. Grande responsabilità con questa. Trattamela bene. Peggio non può fare. No, 7 presenze, 0 gol e 2 mangiati sotto porta. Non so se fa curriculum comunque. Certo. Questo almeno pure... ci sei arrivato. Sì, questo pure il pantaloncino. Grazie. Ok, Lanzerotti. Sono 25 euro, grazie. Allora, complimenti. Oh, brava, hai fatto a sfilare. Com'è andata sta partita, eh? Guarda, chi stai proprio stronzo pure il lotto e 40. Guarda, ma come vieni già in stile? Non posso. Fai di dietro almeno. Ah, e forza Napoli! Aiù, il prossimo ospite l'ho portato io stasera. Onesto, come ti senti in questo momento? Mamma. Cioè, sai che in questo momento è il picco più alto di chiunque. Della vita. Ma sapete che io non l'ho mai fatto, l'ho fatto nello scorso video. Fatto quanto bene? No, non quello. Penso sia pure l'ultima volta che lo faccio, perché immagino ci passerà altro. Voglio essere io il capitano la prossima volta. Quindi Fabiano... Azzo! Azzo! Ma c'è ta figura in merda con Floroflores, non la sapevo mentre. Quindi il prossimo... Non è che la sapevo mentre. Oh, c'è la musica della pensione, Fabiano. Tipo, magari ci c'è solo un capitano, perché cazzo. Ma poi tu non hai striso la carta con mate, che sta nello roll. Cioè, c'è cosa stringo? Perché rido, adiù, non so, per il corpo stretto. Ah, ma mi chiude la prima partita. Sì, ma ti fermi. Ti vengono i crampi. No, fallo un po' più bello. Buone. Buonasera da Maurizio Compagnoni e bentornati alla Super League Cup. Seconda giornata, Napoli-Real Madrid, primo scontro diretto di questa Super League Cup. Come vediamo in classifica, Real Madrid, Napoli e Inter Miami a 3 punti, Boca Junior, Milan e Al Nassr a 0. La formazione del Real Madrid con Credentino in porta, poi Credendino, Marino, Cipollaro, Acquaviva, Saraceno, Silvano, Dottoli davanti, a disposizione Amatucci, Forchet e Pinelli. Risponde il Napoli con Dario, Chianese, Santa Croce, Gala in difesa, Costa, Matthew, Crispo, Mirko F e Fuse
in panchina a disposizione del mister Antonio, che non è sbancatore. Sta per partire, come sempre, vicino a me c'è Lele Adani. Allora, buonasera, buonasera Maurizio, buonasera a tutti quanti. Qui intanto il testo croce, no? Per la palla. Buona partita a tutti, mi raccomando, che vinca il football. Lasciamo parlare Fabiano, oggi il capitano. Abbiamo un punto di riferimento, un'icona, una leggenda per Napoli, vai giù. E deve essere un onore per tutti quanti, vai giù, essere qui. Giochiamo al suo fianco, Fabio. Ragazzi, diamoci dentro, divertiamoci, giochiamo l'uno per l'altro e andiamo a vincere. Dai, vai, dai, 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 dai! È tutto pronto, fischia in questo momento l'arbitro, è partito Napoli-Real Madrid. Uno scontro ovviamente importantissimo anche ai fini della classifica, con le due squadre che sono tutte e tre a tre punti. Ovviamente poi tocca vedere anche cosa farà l'Inter Miami. Intanto attacca il Real Madrid con Saraceno, tutto quanto largo a cercare Silvano, uno contro uno contro Gala, va sempre Silvano, ancora passa l'uomo, ma alla fine Gala gli tocca il pallone ed è anche rimessa dal fondo. Palla adesso per il Napoli con Santa Croce, largo per Costa, lancio in avanti di Costa, viene anticipato e quindi ancora il pallone per il Real Madrid. Palla per Credendino, il portiere. Adesso dall'altra parte Cipollaro porta il pallone, va verso la parte centrale del campo. Tocca ancora sempre al centrocampo, dove il difensore centrale Marino si alza. Adesso palla in avanti, un po' troppo lunga, rimessa dal fondo per il Napoli. Palla adesso per Matthew, 2 minuti sul cronometro. Ancora Matthew, il doppio passo, prova ad andare via, sempre Matthew. Vediamo se va centralmente da Fiuse, viene fermato, ma c'è lì Crispo. Poi Chianese, prova l'uno contro uno, poi va, attenzione 1-2, la palla per Matthew, risponde ancora con Chianese, fermato, ma la recupera. È abbastanza timido Saraceno. Allora Santa Croce, provi il lancio in profondità, a cercare Crispo, viene fermato da Marino. Rimessa laterale per il Napoli. Batte ancora con Chianese, poi Crispo, Matthew. Si va dall'altra parte a cercare adesso Gala, porta il pallone il terzino napoletano, poi attenzione Costa, prova l'uno contro uno, Costa, attenzione, in mezzo a due, in mezzo a tre, Costa, ancora Costa, il tocco, a cercare Crispo, vediamo se prova l'uno contro uno, Crispo, Crispo, parte il tiro, la grande risposta, poi Mirko F, bravo, Mira, bene, che grande occasione per il Napoli con Mirko F. Rivediamo qui il tiro di Crispo, la risposta di Credendino e Mirko a due passi, si divora il gol dell'1-0 per il Napoli. Adesso Marino, palla dove va Saraceno, Saraceno va col destro, Santa Croce ci mette i piedi ed è tutto facile per il portiere del Napoli. Poi ricordiamo che c'è in panchina Amatucci, ovviamente è stato acquistato dal Manchester City, anzi Florentino Perez ha deciso di acquistare tutto quanto il Manchester City e di proporsi a questo torneo, Lele. Cioè, beh, è un torneo ovviamente importante, no? La Super League, no? Allora lì Florentino Perez che fa? Dice, sai che c'è? Mi compro tutta la squadra, tanto lo posso fare. Occhio alla palla dentro, Chianese! Era una grandissima occasione qui per il Napoli, con Patrizio Chianese, che al quinto minuto l'ha tirata fuori, però adesso recupera il pallone. Va centrale da Matthew, poi ancora con Santa Croce, prova a partire, attenzione ancora Santa Croce, palla in verticale a cercare Crispo, Crispo, ancora Crispo, prova l'uno contro uno! Scheggia il palo, palla sul fondo, ancora grande azione del Napoli. Attenzione qui Marino, recupera il pallone Costa. Attenzione però qui la palla rimane ancora contesa. Alla fine prova ad andare il numero 11 del Real Madrid. Stato fermato acqua viva. E prova a ripartire adesso il Napoli con sempre Chianese. Palla con l'esterno a cercare Matthew. Poi attenzione Matthew, va dall'altra parte dove arriva Costa. Ancora Costa, rientra di tacco. La palla di esterno a cercare Matthew, il velo. Ma la recupera Marino, contropiede del Real Madrid. Marino... La palla troppo lunga per Dotoli, che sembra che ha un'ancora dietro alla schiena e non riesce ad arrivare. Ah, sì, lì un po' troppo, no? Un po' in velleggiatura. Lì ti devi aspettare il percorso della palla. Adesso con Matthew, ancora il doppio passo. Prova ad andare ancora il numero 8, il tocco viene fermato da Saraceno. Poi attenzione, entra duro su Crispo. Ma la palla rimane lì, Santa Croce. Grande numero ancora di Saraceno. Poi il rimpallo, poi sempre Santa Croce. Palla per Mirko, la sponda di tacco. Poi ancora Crispo. Largo il pallone a cercare Costa, vediamo se prova il cross. Eccolo lì, morbido, dall'altra parte va via Matthew. È in ritardo nella marcatura Marino, sempre Matthew, il colpo di tacco. Poi Chianese, Chianese dentro! Oh! E Credendino. Oh, a Mafagò! Mentre gli passa sotto le gambe, non Mafagò, c'è deviazione.
applaude Sciale, che si è fatto male al perineo ed è indisponibile per questa partita. Le pone per Pinelli, che va in verticale ma sbaglia. Allora Costa, sempre di tacco, poi sempre di tacco, ancora il pallone, poi il numero da parte di Crispo, poi ancora l'entrata qui di Pinelli. Ruggisce su questo pallone, però ripartire adesso il Real Madrid con Forchet. Palla troppo lunga proprio per il capitano Amatucci. Possessa ancora del Real. Silvano, poi Santa Croce, parte del campanile, poi va Costa di testa, arriva poi Pinelli. Attenzione, ancora, prova ad andare sempre Forchet, la palla larga, cercare sempre Silvano. Silvano, il cross, Dario. Attenzione con Chianese. Gioca di Suola. Prova il cambio di campo a cercare Costa, ma sbaglia il controllo. Quindi è facile preda ancora per il Real Madrid, che prova ad alzarsi un pochino. Allora adesso per Amatucci, prova ad andare il numero 10. Palla in verticale, era un'ottima azione, un'ottima idea, ma la palla un po' troppo lunga. Che non riescono a dosare il passaggio, no? Occhio con il pallone. Amatucci parte al tiro. Dario! Che grande risposta del portiere del Napoli. Qui mette attaccato, vedi, da due. Non gli chiamano forse l'uomo. Forse anche doppia deviazione, anche Santa Croce prima. C'è una grande parata lì però del portiere, eh? Grandissima parata. Occhio con Mirko Efe, che però fa passare il pallone. Costa il cross, la palla rimane lì. Poi sempre l'esterno del Napoli, però c'è rimessa laterale per il Real Madrid, che però va subito dall'altra parte con Forchet. Si libera con il destro, poi non provi il sinistro. La può ripartire adesso il Napoli con Galla, palla in verticale a cercare Crispo. Non aggancia il numero 9 del Napoli. Era un ottimo contropiede questo qui del Napoli. Purtroppo Crispo non prende il pallone, però adesso lo recupera Matthew in verticale. Sbaglia anche lui, prova a ripartire adesso il Real Madrid. Fasi un po' confusionarie adesso della gara. Dai. Ancora la palla larga, prova ad andare, ancora il numero 7, Gala, bravissimo, grande intervento del numero 5, che prova a partire. Attenzione contro tutto quanto il Real Madrid, si allunga un po' troppo il pallone, sono un po' spaccate adesso in due le squadre. Siamo alla 14esimo, attenzione, parte il tiro, prende Santa Croce, poi rimane lì, poi con Saraceno che prende anche lui Chianese. È un tiro a bersaglio praticamente, invitato Gala, pallungo morbido, il colpo di testa. Attenzione con Cipollaro, si fa togliere il pallone ma c'è fallo. Arbitro, dai, di Antonio, si lamenta leggero. Il mister Antonio. Attenzione a Dario. Santa Croce verticale a cercare Crispo, di tacco, splendido, a cercare ancora Chianese. Resiste alla carica Chianese, però c'è invece c'è fallo di Saraceno, calcio di punizione. Si lamenta il 77 del Real Madrid. Andrà a battere Crispo. Forse un po' lontano. Insisti? Parte Crispo! La palla sfiora il palo e va sul fondo. Grande! Ottima occasione. Rivediamo il destro. Si era aperta la barriera, ma si rimane sullo 0-0. Con un passaggio in verticale sbagliato. Lo recupera sempre Forchet. Palla in avanti. Prova ad andare Silvano, fa una magia. Silvano, palla larga, a cercare Saraceno. Bravissimo qui la chiusura di Chianese. Rimessa laterale per il Real Madrid al 17esimo. Palla dentro. Attenzione, c'è un contrasto. La palla rimane lì. Recupera il pallone il Napoli. Chianese. Ancora con il tutto quanto il cambio gioca. A cercare sempre Costa. La mette giù il 68. Palla dentro. Ancora 1-2 con Crispo. Poi Costa dentro. Mirko. Era grande occasione, ma una grande risposta di Pinelli, che si mette davanti ed è calcio d'angolo per il Napoli. Il movimento è quello. Grandi. Bravo Enzo. Rivediamo qui Lele. Bello l'1-2. Bella palla dentro. Si era anche liberato bene Mirko. Ma bravissimo Pinelli. C'è molto bravo lì, perché si mette davanti. Aspetta, no? Non va a attaccare subito il pallone perché c'è il rischio. Però qui ottimo il disimpegno da parte del giocatore della Madrid. La palla dentro, non ci arriva nessuno. Ci arriva Patrizio. Chianese, ma adesso la palla larga a cercare Matthew. Matthew va centrale a cercare Crispo. Attaccato alle spalle Crispo, allora Chianese. Vediamo se vanno ancora centrale. Attenzione con Saraceno. Saraceno, parte il tiro. Dario. Qui rischioso un po' Real Madrid, perché ovviamente va avanti cercando anche di scoprirsi. Però deve andare a prendere il pallone, deve andare avanti. E attenzione, addirittura c'è fallo. Si lamentano i giocatori del Napoli. Calcio di punizione. Va Forchet sul fondo.
chiede una deviazione, la vedo accontenta il 77 del Real Madrid. Adesso ancora angolo, cross sul secondo, anzi no, direttamente nella rimessa laterale, un calcio d'angolo sprecato per il Real Madrid. Ora Santa Croce per andare in verticale, un po' troppo morbido, poi attenzione, ancora la palla dentro, attenzione, forse chiama, è caduto Zio, poi la palla dentro, è grande qui Dario, ci mette il piede. Poi qui con Crispo che fa un numero straordinario in difesa, grande rischio. Ma che numero qui Lele? Ma questo ragazzo qui fa il football, guarda qui con la suola. Infatti Silvano dice, però ne capisce il bro. Poi attenzione, c'è un contrasto con Forchette che si lamenta, i giocatori del Napoli dicono che si lancia forse un po' troppo il 77. Poi il pallone dentro, grande qui la chiusura di Santa Croce che si riprende dopo lo svarione sulla palla in verticale di Saraceno. Ora Costa a cercare Matthew, vediamo se alza il giro adesso il Napoli. Crispo sempre per Matthew, grande palla a cercare Mirko, e che cosa ha sbagliato qui Mirko F. Ma come fai lì però a sbagliare Mirko, scusa, perdonami, ma lì con il malleolo, ma lì non devi andarci così, devi andarci bene con il piatto forte, stop il pallone. Purtroppo non si aspettava forse il passaggio il numero 93 del Napoli. Intanto va a lottare Matthew, ma alla fine attenzione c'è il contrasto di Santa Croce, ma l'arbitro fischia il fallo forse di Matthew. Chiedo anche spiegazioni ovviamente la panchina del Napoli, batte veloce il Real Madrid. Poi palla in avanti, brutta palla in avanti, viene deviata, rimessa laterale con Acquaviva, il cross direttamente in aria. Prova ad andare adesso ancora Forchette, Forchette si libera, Forchette, Dario! La palla rimane lì, il colpo di testa di parte di Saraceno, grande occasione in questo finale di primo tempo per il Real Madrid, risultato di 0-0. Ma aspettavo che me la dava, pensavo la dava larga all'aga, per questo non me l'aspettavo, pensavo che la fa. Oggi mamma fa gol, stiamo giocando benissimo, ma dobbiamo fare gol. Non ti far saltare all'interno, sei stanco, stai attaccando. Vieni, prendi posizione interna. Se ti passano, passano di qua. Capito? Perché ci sta che sei stanco. Non me li far passare in mezzo, perché in mezzo poi non si sa chi esce. Liberiamo lo spazio. Falli liberare qua. Stringi e li fai andare di qua. Ce ne frega un cazzo. Ma giusto, stiamo giocando bene, ma fa solo calciamo, gol, calciamo. Ma segniamo. Non l'ho visto l'altro portiere fare una parata. Calciamo, fatemelo vedere. Capito? Arriviamo qua, si calcia. Ma fatti di dirà poco. Si calcia, calciamo. Non cerchiamo l'1-2 fuori all'area. Vai giù, calciamo. Inizia in questo momento il secondo tempo. Abbiamo anche sentito le dichiarazioni di Mirko, che non si aspettava, Lele, quella palla lì di Matthew. Però lì devi stare nel percorso. Se sei nel percorso ci arrivi, mi raccomando. Campbell, dai. Sul secondo tempo con Forchette, con la palla per Credendino. Pinelli, largo ancora per Cipollaro. Attenzione, Forchette attaccato a centrocampo, sempre Forchette. Prova a dare ritmo al centrocampo del Napoli. Poi adesso arriva il pallone per Amatucci. Palla larga, cercare adesso ancora Cipollaro. Prova l'uno contro uno. C'è Costa, la palla deviata. Rimessa laterale per il Real Madrid, che sembra entrato più energico rispetto al primo tempo. Attenzione, parte il tiro! La risposta questa volta di Santa Croce, che è lì sempre nella linea del pallone. Pinelli. Gioca adesso ancora il Real Madrid con Forchette. Prova ad andare, la palla in orizzontale, a cercare ancora il tiro del capitano. Va bene, recuperato quel pallone da Gala. Rimessa laterale, poi sempre Amatucci. Attenzione, parte il tiro! La palla sfiora il palo, va sul fondo. Grande tiro del capitano, del numero 10. Forse c'è stata anche una deviazione. Grande tiro qui del capitano. Spingiamo, dai! Qui il Napoli un po' addormito, sta dormendo in questi primi minuti. Ancora Forchette, attenzione, ancora con il sinistro, Dario, la palla rimane lì. Attenzione, Matthew, poi ancora il tiro di Forchette. Ancora possesso per il Real Madrid con Amatucci, Amatucci con il sinistro. Matthew ancora a mettere lo zampone. Recupera adesso la palla con Costa, che prova ad andare via. Prova ad andare ancora Costa, dentro al campo. Costa, la palla per Fuse. Fuse, la stoppa, parte il tiro. Rete, 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 Fuse. Il gol dell'1-0. Entra e la sblocca subito lui, Fuse Gamer. Vai, dello stato! Dai, godo! La gioia del Napoli, il gol dell'1-0. 0-0, 0-0.
con il gol di Fuse. Io l'ho sempre detto. C'è qui la grande azione però di Costa, eh. È Costa qui che ha fatto. Come il Schiuma? Scusa Mauri, ma come il Schiuma? Questi tifano Cristiano Ronaldo. Lascia perdere Lele. Ammiriamo il gol di Fuse. Palo gol. Ed è 1-0. Testa! Il fiume di Cristiano Ronaldo. Palla adesso per Crispo, il tocco, Matthew con il tacco a cercare Costa, dentro, attenzione, Fuse! E che grande occasione per il capitano del Napoli, rivediamolo qui, veramente una grandissima occasione, anche una bella azione del Napoli con il colpo di tacco, poi la palla dentro e qui Fuse, praticamente a porta vuota. Quando ti piace Cristiano Ronaldo succede questo. Rompere i coglioni Lele. Intanto recupera la palla il Real Madrid. Forchetta. Prova ad andare. Bravissimo qui Costa e Santa Croce che recupera il pallone. Santa Croce viene toccato. C'è fallo ed è calcio di punizione per il Napoli. Bel primo piano qui sull'arbitro. Chiede spiegazioni Fuse. Forse voleva un fallo. Occhio a Crispo. La palla va fuori. È passato forse anche Leclerc vicino a lui. Si rimane sull'1-0. Occhio a Matthew. Palla larga, Gala. Cercare sempre Costa. Il cross va di Bakker. Non c'è mano. La palla rimane lì. Attenzione, Matthew. Il controllo. Matthew parte a tiro. Rete. Rete, un gol splendido. Un gol splendido di Matthew. E il gol del 2-0 al 32esimo. Bellissimo il gol del numero 8 del Napoli. Che grande, grandissimo gol, grandissimo gol. Qui dice che ha fatto l'assist perché ha recuperato il pallone. Rivediamo il cross. Qui non so cosa fa il giocatore. La tocca Fuse. Fa la finta, bravissimo. Lo stop, che è la cosa più importante nel calcio. Nessuno dirà così. Sì, ma pure Remember. Una panchina a Trinza, mai vista. Hai capito? Calzona Mazzarri e Cassino. Io però quasi col cappellino. Con Gala, rimessa laterale, poi la palla lunga, attenzione ancora Matthew, il controllo, Matthew, tiro, rete, ancora lui, sempre Matthew, il gol del 3-0. Qui ci dissociamo ovviamente dalla violenza, però grande gol, 1-2, bim bum bam, ed è 3-0 per il Napoli, così, in 5 minuti. Ha ribaltato completamente la situazione, però attenzione, la palla a cercare ancora, Forchette in area di rigore, 1-1 contro Gala. Il tocco di Suoli, le cross di sinistro, bella palla dentro, non ci arriva nessuno però. Rimessa laterale per il Napoli che batte con Chianesi. Poi attenzione, ancora con Crispo, grande palla, poi il colpo di tacca, cercare ancora Crispo. È velocissimo Crispo, la palla rimane lì, Crispo. E Credendino deve uscire con i piedi, poi attenzione qui. Sbilanciatissima adesso il Napoli. Il parte del pallone dentro, Amatucci, la palla larga, bravissimo qui. Costa che recupera il pallone. Poi c'è ancora qui un po' di confusione, recupera adesso il Real Madrid con Amatucci, ma rivediamo l'occasione per Crispo. Il pallone di Matthew, grande palla di tacco, aveva superato Marino, ma gli è rimasto il pallone sotto. E lì purtroppo Crispo gli è rimasta la palla sotto, forse voleva fare il cucchiaino, le cose. Doveva essere più, forse più convinto nel numero 9. La colpa di testa, prova ad andare, Crispo adesso in velocità, ancora Crispo, è velocissimo, Crispo, Crispo, Crispo! E la palla va fuori, incredibile, ancora altra grande azione, grande accelerata del numero 9, che rivediamo, qui prende minimo 7-8 metri, tipo Valentino su Stoner, ma il tiro però non va dentro, si rimane sul 3-0. Si vede che c'è voglia di far gol il numero 9, perché va anche la cattiveria, no? Di come attacca la palla, purtroppo gli dice male. Qui state attenzione, Dario, su Amatucci. Mamma mia, Dario! Che grande parata che ha fatto, lo dice anche il mister Antonio. Fermatelo. La grandissima parata, guarda qui. Che grande parata. È grandissimo qui, i riflessi, no? Del grande portiere del Napoli. Ok, Chianesi. E qui però perdi il pallone, lo recupera adesso Costa. Andare sempre Costa, azione, parte il tiro. E palla deviata, rimessa laterale per il Napoli, siamo al 37esimo. 3-0. Occhio a Gala, che hanno rimessa lunghissima, la palla dentro a cercare Crispo. Il tocco, Fuse! E non è possibile, Lele. E non è possibile. Altra grande palla qui, sempre Crispo, che magari non sta segnando ma fa calcio, no? Questo è il football. E qui io non so come fa. Qui Fuse, ma ci andiamo ad andare convinto. Non così, ma ci andiamo ad andare convinto, non come questa punizione.
Per le gol dell'1-0 ha avuto altre due grandi occasioni Fuse, ma non l'ha presa. Ma attenzione, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Napoli, sempre crispo comunque sia a creare l'azione pericolosa per il Napoli. Dai, dai, oh! Là per poi tornare. Oh, dai, questo vabbè, è il rigore della vita. Rigore della vita. E me lo carichi pure da aspettativa. Parte Santa Croce, palo. Il palo di Santa Croce al 43esimo. Aveva anche spezzato anche abbastanza bene il portiere. Ha aperto forse troppo, no, il piattone. Dai, è buono, dai, chiudiamola. Vediamo se prova a ripartire il Real Madrid, che dopo questi tre gol non è riuscito più a ripartire. Sempre Santa Croce, la palla morbidissima, cercare ancora Fuse. E questa volta non tocca proprio il pallone, gli tira il malleolo, anzi la tibia, su questa bella palla, però le tira al volo. Ci può stare però il tiro al volo, perché solo se hai personalità lo provi, perché quella è una palla golosa, queste palle così le vuoi sempre mettere dentro al volo. Occhio a Chianese, la palla larga, cercare Crispo, palla dentro ancora, Chianese in rete, e calcio spettacolo adesso il Napoli, bellissima azione, grande palla, grande 1-2, grande Napoli, 4-0 al 45esimo. Vediamo qui l'azione, Lele, grande, grande la chiusura qui di Crispo. Quando crei calcio, quando crei football, succede questo, succede che la metti sempre dentro, perché la palla è perfetta. Se prova a ripartire il Real Madrid con Pinelli. Occhio a Marino, zona tiro. Parte il tiro, sempre Dario, bravissimo. Poi Crispo, la mette giù. Vediamo se prova ancora l'uno contro uno. Sempre Crispo, la palla dentro. A cercare ancora Chianesi, viene attaccato Chianesi. Le cross che viene deviato. Ci arriva poi il portiere del Real Madrid, che prova a far ripartire subito veloci i suoi. Con Marino, anticipato da Santa Croce. Grande anticipo del difensore del Napoli. Poi le cross dentro da Fuse. La palla rimane lì, la recupera ancora Chianese, poi attenzione Pinelli, ne esce lui, il pallone in verticale, recuperato poi da Costa, ma ancora passi in mezzo a due, poi sempre Matthew, autore di una splendida doppietta, il numero 8, si gira ancora Matthew, con un po' di rimpali riesce ad andare via, viene a coprire bravissimo lì il pallone Pinelli, rimessa laterale per il Real Madrid. Ancora Gala, recupera un altro grande pallone, forse qui c'è fallo. Attenzione con Matthew, largo a cercare Crispo. Crispo! È una grandissima parata del portiere Credendino, che sta facendo i miracoli su Simone Crispo. Comunque stasera, bravissimo Superall, l'hanno visto proprio due, bravo. Ma che grande parata. Non vuole far segnare Crispo, ma ci può stare, il giocatore comunque sia più forte. Non gli vuole dare questa soddisfazione. Matthew. Siamo nelle fasi conclusive della partita. Crispo, largo a cercare Costa. Poi Gala, altra grande partita anche di Gala. Poi Matthew, largo ancora per Costa. Costa, le rientra di tacco. Forse c'è un contatto, la palla rimane lì. Poi si allacciano ovviamente i due. Non c'è nulla, non c'è fallo di Amatucci. Soltanto rimessa laterale. Poi la palla, attenzione ancora Matthew. Matthew, la sponda, Crispo. La palla che gli rimane sotto. Poi c'è lì il contrasto, la palla con Saraceno, la recupera poi adesso il pallone Costa. Rivediamo qui, che ha fatto una grande azione. Qui è una bella sponda per Crispo, che non si fida del sinistro. Poi è stato anticipato, poi il colpo di tacco, poi sempre Crispo. Ma finisce così, 4-0 per il Napoli, un secondo tempo straordinario della squadra napoletana. Adesso andiamo con l'MVP della gara. Un saluto da Maurizio Compagnoni, Leila Dani. Buono, vai. E buon calcio a tutti. Sì, non l'ho fatto. Ma che gol di magnato? Ho fatto quelli più difficili e mi sono sbagliato. Ho sbagliato quelli facili. Gol di faccio. Ragazzi, migliore in campo, Matteo. Matteo, vai giù. Stai facendo quell'assist all'ultimo di rovesciata. Ma cacchio di rovesciata. Verica la verità, stavo per fare la rovesciata. Poi sono stato altrui. No, la stavo per fare. Simone sta in una posizione migliore. Mi pare che ancora non aveva segnato. Ho detto voglio che segna Simone. Però è stata una bella partita di tutti. Anche della panchina abbiamo detto più volte. Nel Napoli non c'è chi tira a centrocampo. Come ha tirato Oggetti. Io però non tiro mai. Forse devo provarci un po' più provaci, spesso. Provaci, se questi sono i risultati. Devo provare. Grande, vattene. Dai. Siamo partiti benissimo in questa Super League Cup. Siamo a 6 punti. Questa è la classifica generale.
Beh, siamo al primo posto e questi sono i risultati di tutti i match della giornata. Ma chi stai scendendo? Quanto un cadore, ma si è fatto male? Ringraziamo ovviamente gli amici di Arend e di San Germano per aver realizzato questa collaborazione e anche preparato benissimo la partita di oggi. Questi fantastici campi, ragazzi, ci stiamo divertendo tantissimo. Però prossimo ospite, commentate perché vogliamo un influencer forte in Napoli Creator. Commentate con chi volete come prossimo ospite influencer. Ovviamente lo diremo poi su Instagram in esclusiva. Il prossimo appuntamento, ragazzi, è lunedì 15 aprile, sempre alle 19:26 contro l'Inter Miami. Beh, Messi. Quindi, ragazzi, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci ripetiamo nel prossimo video. Bella, ragazzi. Ciao. E la Ciao. E Ciao.